Sì, pronto. Good morning, it's German. I'm calling on behalf of my ambassadors, and I just came across the news that some incidents are occurring in the area of Naples, and would like to know if it's possible to have an idea of any German citizens involved in the exercise, involved in the event. No, no, l'incendio è ancora in atto, di vaste proporzioni, cioè, l'unica notizia potrebbe essere come già ribadito, comunque non è che sono registrati a momenti della radioattività. 067259. Oh, 6 7 2 0 6. Final number is 7206. I repeat, 7206. I need this information because I have to talk to my ambassadors that on behalf of Angela Merkel, she needs to understand if German citizens are involved, because I came across this news because a friend of mine just in Naples saw media, and media is firing off all this information in German German news, so please it's Schulz van Morsen. L'unica cosa è che abbiamo bisogno veramente di cambio uomini, okay, e di personale. Please make, make this call as soon as possible because I have to report to my boss, okay? Thank you so much, see you later. Non ci faccio questa che qua, 72.11, tu sei... l'innovero, tu sei Hermann Angela. Hello, I'm Angela Flaig-Pinke, and I call you on behalf of the German embassy because we came up with news that an explosion happened in Naples, and my superior wants to know if there are some German citizen involved in the accident or some from the German embassy, and I need this information as soon as possible. So you have to contact me at 7206 as soon as possible. Yes, thank you. As soon as you can. Recording international call from Corral Engineering. Yes, good morning, sir. It's Hermann von Gustenberg from German embassy. And sorry, but I'm very, very pushed out from my boss. And I would like to know if any kind of German citizens are involved in the incident occurring now in Naples. Have you got any clues how many people from German German countries are involved in the incident? Did you get my message? No, I'm sorry, I don't understand English, mate. Okay, thanks. So please I can understand. Okay, I'll give you the number, but please, as soon as you have data, I want to know how many people are from German citizens. Please call the health, public health, call the fire police, call everyone, but I really need this information. My number is 7206, I repeat, 7206. Thanks a lot. Proponiamo al prefetto di evacuare le personalità, quindi, e anche gli addetti, mediante l'utilizzo di elicotteri e trasportarli alla reggia di Caserta, dove potranno continuare i lavori. Secondo me quelli che... Vabbè, se fanno la gita. Dopodiché possiamo dire, ecco, la popolazione che si trova nelle aree di Posillipo, Chiaia e Mergellina, di rimanere come già... No, sì, perché la corrente c'è... No, adesso chi se ne frega di quelle cose?
cioè abbiamo un sacco di problemi un po' più importanti. Allora, senti, io scrivo soltanto l'intestazione, la mettiamo dopo? Scrivi le azioni che si devono dire. Ingegner Bucci, siamo alla fine della TTX, mi dica le sue impressioni. Stanco? No, stanco no, anzi interessante. Bene, veramente. Pensa che è un'idea da riproporre nei nostri corsi di master? Assolutamente sì, sicuramente, veramente. Al fine di garantire le necessarie misure di ordine e sicurezza pubblica, sarà presente sugli autobus personale di posti di polizia adeguatamente protetto. Zona di raccolta degli autobus identificata sopravvento rispetto all'area di rilascio e segnalata da personale delle forze armate. Movimento lungo corsia appositamente identificata verso l'area di decontaminazione già attivata. L'area di decontaminazione sarà provvisa di adeguati movimenti monouso. Il personale dell'acqua. Allora, il problema iniziale è stato comprendere il proprio ruolo nell'organizzazione e in particolare il livello con il quale ci si interfacciava verso gli altri enti dell'organizzazione delle esercitazioni. Okay. Mi spiego. Siamo partiti da un livello, a mio parere, un po' basso, cioè noi aspettavamo o avevamo timore nell'esprimere le nostre convinzioni verso gli altri elementi dell'organizzazione. Viceversa, poi dopo abbiamo chiarito che in realtà noi eravamo il braccio destro del prefetto e quindi come tali potevamo guardare dall'alto verso il basso, ovviamente senza offendere la suscettibilità di nessuno, gli altri elementi dell'organizzazione, dando delle indicazioni dirette e aspettandoci che queste indicazioni, una volta che venivano fornite, fossero effettivamente poi portate avanti. C'è stato un problema però che ci ha rallentato e ci ha probabilmente fortemente disturbato fino alle ore 14 circa. Il fatto che noi ritenessimo che tutte le informazioni che ci arrivavano tramite web postate da prefettura fossero conoscenza del prefetto. Mi spiego. Nell'organizzazione in cui ho il privilegio di essere l'ultima ruota del carro, la Marina Militare, prima che esca una cosa da un ente, ovviamente è formalizzata. Il responsabile dell'ente sa bene che quell'informazione in quel momento viene trasmessa verso l'esterno. E quindi abbiamo utilizzato questo metro, nel senso che pensavamo che quando a noi perveniva una mail da prefettura Master CBRN fosse una cosa sulla quale il prefetto virtualmente avesse apposto il suo visto. Non so se ho chiarito la posizione. Okay. Dinamica del gruppo? La dinamica del gruppo è stata buona perché in realtà è già affiatato. Okay. Cioè ha aiutato molto il fatto che fossero persone che già si conoscono nel master. Okay. E che quindi avevano una facilità di dialogo che immagino invece in un gruppo eterogeneo dove non ci sia questa conoscenza prima, ovviamente bisogna trovare nel primo momento. Per il resto effettivamente il gruppo si è comportato bene, ha risposto bene a tutte le injection che vengono date passo passo, ottenendo immagino un risultato discreto che poi comunque verrà formalizzato a termine della è nata una figura di leadership all'interno del gruppo, di collettore di informazioni, oppure hanno fatto una divisione secondo uno schema organizzativo? Si sono già presentati divisi, con una divisione che si è tenuta per circa il 70% dell'attività. Per il restante 30% invece c'è stato un colmare eventuali lacune che l'altro non riusciva a portare avanti. Quindi c'è il team leader, il vice, il responsabile della comunicazione verso l'esterno, e colui che invece brutalmente riportava tutto quanto succedeva all'interno durante le esercitazioni. Quante unità? 4? 4 unità. Poi vuoi aggiungere qualcosa? No, un'altra cosa, scusami, mi dimentico. Hai avuto necessità di inserire altre voci nella checklist rispetto a quelle esistenti? No, probabilmente alcune rimarranno come non valutate. Okay. Hai dato già un giudizio, hai espresso un giudizio? No. Ok. Vai. È un ottimo feedback quello che ha detto relativamente all'utilizzo degli indirizzi di posta elettronica. Cioè, è vero che noi siamo stati sottodimensionati come organizzazione, però lo switchboard, cioè questo ci vale per esperienza, lo switchboard, cioè chi fornisce gli inject ai team che devono adempiere a un compito, non deve essere lo stesso che poi è lo stesso role player. Cioè qua la confusione si è generata perché lo strumento informatico a disposizione è questo qua. Ok?
la prossima volta magari ci possiamo organizzare in maniera tale, se abbiamo anche le persone però, da fare degli indirizzi di posta elettronica o di Skype che non possono generare confusione, perché si dirà chiaramente magari al team che l'inject gli proviene da un'entità virtuale, questo switchboard gli dà solo degli input, che in realtà poi la prefettura, i vigili del fuoco, diciamo, avranno ciascuno loro che servono per altri fini. Quindi si comprendeva abbastanza il dato, giustamente c'era classificato un così livello di, diciamo, di informazione. Quindi ci sono state delle difficoltà obiettive aggiuntive che vanno riconosciute. La parte, diciamo, di vale lo stesso discorso, comunque era un gruppo già affiatato, quindi in quel senso cioè, e sono già presentati con una divisione dei compiti abbastanza precisa, con una leadership forse un po' troppo sottotono, diciamo, però devo dire che c'era una struttura abbastanza ben organizzata con alti e bassi, insomma. Poi io credo che qui ci vada fatta anche una tara rispetto a, forse ognuno di noi ha notato cose diverse, perché a me mi ha un po' stupito che tecnicamente non fossero fortissimi, cioè che magari quando è arrivata l'informazione 50 millisievert, lì per lì cioè non è stata digerita e un po', ecco, diciamo che il timing è, sì, spesso sono uscite delle, cioè, hanno passato molto tempo a scrivere delle mail lunghissime con l'interlinea, con le cose così, e intanto sì, è capitato che sono state superate dagli eventi. Diciamo, mi sembra che si sono fatti un po' sopraffare dal flusso di informazioni e non sono riuscito a fare quel lavoro che poi è quello reale di dare una valutazione. Spontaneamente hanno preso il telefono, chiamato le persone per avere interesse sull'informazione, quello partiva di iniziativa loro, capire un po' il quadro della situazione, l'evoluzione. Non c'è stata questa sensibilità. C'è stata, diciamo, può essere magari uno spunto didattico per il master, penso questo. Cioè, l'abitudine al fatto che l'affrontare un evento NBCR non è solo sulla carta, sulle PowerPoint, ma fatto di eventi reali in cui il grado di confusione porta tendenzialmente verso un burnout. Quindi curare anche l'aspetto psicologico delle persone che partecipano al master. Noi in alcuni corsi, per esempio, negli interni dei Vigili del Fuoco lo facciamo, una specie di passaggio di qualifica in questi momenti di transizione, per acquisire, non per scegliere le persone sulla base della propria psicologia assolutamente, per prepararle psicologicamente a delle fasi di stress che comunque si troveranno ad affrontare nella realtà, quindi non è detto che uno debba essere preparato, è perfettamente comprensibile, da un po' uno ha in sovrassaturazione. Sempre bel bravo, si è creata una specie di dinamica di gruppo, condivisione dei compiti all'inizio, condivisione di capacità. Anche questo, soprattutto diciamo dopo una fase di inizio dove a un certo punto c'era almeno una persona che era rimasta un po' diciamo senza incarico, gradatamente anche un po' ecco, sollecitati. Hanno usato internet per avere delle informazioni? Qualche cosa sì, anche se meno probabilmente di quanto, vista la situazione mi ha stupito per dirla tutta che avendo Napoli, che è una città che c'è un piano di evacuazione per il Vesuvio, lo so persino io, quindi non hanno cercato di vedere, per esempio, di cercare di orientare l'evacuazione. Non hanno avuto questa, diciamo, intuizione? No, era un po' a un certo punto, erano veramente sopraffatti delle informazioni. Questa è la prima volta che fanno un'esercitazione. Sì, infatti c'era un po' l'impressione che a un certo punto non riuscissero a... cioè sono lasciati sopraffare dal flusso di informazioni, diciamo. La metodologia italiana dell'apprendimento delle cose anche per quel che riguarda l'istituzione, non si riescono a mettere insieme informazioni che vengono da campi diversi, vengono giudicate separate e non congrue l'una all'altra, è difficile trovare qualcuno che metta insieme tutto. Salvatore, posso chiedere? Del team Charlie, sono stati una buona suddivisione dei compiti, sono arrivati già con un'organizzazione buona, una specificità di ruoli e una buona leadership, cioè diciamo che il leader si è scelto naturalmente, ecco. Cioè, diciamo nominato dal gruppo. Nominato dal gruppo il leader, sì. E devo dire insomma che ha mantenuto il suo ruolo di leader nel corso di tutta l'operazione, anche nei momenti di maggior stress, insomma momenti un po' più critici di alcune problematiche anche nell'analisi del problema, ha mantenuto una sua tranquillità, ha saputo gestire la criticità, facendo poi tra l'altro ritornare sempre i componenti del team qualora uscissero un po' fuori dal loro ruolo, cioè richiamandoli però in un modo, devo dire, molto autorevole, ecco, quindi non autorità, è usato autorevolezza, quindi questo è un punto di forza del team. Un altro punto di forza è stato l'autonomia.
sono stati molto autonomi, anzi era un po' anche difficile forse a volte entrare un po' perché avevano un loro percorso, per cui anch'io mi sono chiesta alcune volte se fosse il caso di fargli seguire anche un percorso che magari non era perfettamente condivisibile, però che rispondeva a una loro idea. Infatti poi c'è stato un momento di confronto su... Ecco, allora, metto un attimo in evidenza un primo limite di questo gruppo, che è stato quello di rispondere al problema, però senza darsi una priorità, cioè non analizzando prima in maniera globale il problema, ma affrontando i problemi. Ecco, questa forse è la criticità più grande. Quindi si sono lasciati prendere, perché sono molto attivi, quindi dalla risposta allo specifico problema, a volte forse perdendo a un certo punto, e poi però sono rientrati perdendo il problema, cioè è venuto anche il prefetto a un certo momento a fargli un po' ritornare. Mancanza di veduta di insieme. O comunque della problematica più generale, ecco, quindi sono stati molto bravi ad affrontare le specificità dei problemi che man mano si presentavano alle varie comunicazioni. A un certo punto però c'è stato il momento di confronto col problema generale e col dover dare poi la risposta più importante al prefetto, che era quello di dire: io adesso che faccio? La gestione della popolazione. La gestione della popolazione, quindi questo. Redazione logbook, report. Quello è andato avanti molto bene, devo dire. Cioè loro sono stati molto. Devo dire che mi piace il fatto che abbiano affrontato con una, quando io dico, una vivace partecipazione, okay, però controllata, sì, cioè devo dire, non si sono mai lasciati prendere, e poi tutti hanno dato un contributo, devo dire, insomma, autonomi nel logbook, nei vari report, nell'affrontare il comunicato stampa, l'addetta alla comunicazione, insomma, c'è stata questa, e man mano devo dire c'è stato un crescendo anche di interazione con tutto il resto della... L'incapacità di intuire eventi di previsione, ricerca su Google per prendere informazioni diverse da quelle, sì, che... Sì, si è fatto ricorso a Google per vedere a un certo punto, insomma, quando si trattava poi di stabilire come effettuare anche il monitoraggio della, insomma, quando poi è arrivato un comunicato forse del CERN, mi pare, no? Sulle zone, così, allora si sono documentati su alcuni aspetti, insomma, questo c'è stato. C'è stata un po' di confusione, non la ripeto, iniziale sul, ecco, no, sul comprendere, sì, chi siamo noi. No, questo noi, solo per prossime esercitazioni, sul mandato, magari. Sul mandato, esatto. Sì, 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 questo quindi non lo sto a ripetere. Ok, perfetto. Positive, cose negative? No, allora, cose positive nel senso, cioè innanzitutto erano loro. Anche erano per voi è stata una bella esperienza. Sì, è stata un'ottima esperienza, come al solito cresce anche da parte nostra, c'era un accrescimento. E comunque loro erano 5 nell'ambito del gruppo. Ottimo. E inizialmente si sono presentati e loro praticamente si sono dati dei ruoli. Ottimo. E devo dire che comunque è stato un ottimo team, perché hanno mantenuto dall'inizio alla fine quelli che erano proprio, uno era il team, ma già poi c'era il vice, e poi c'erano due addetti alla stampa e l'altra collega che appunto scriveva il logbook. E hanno preso molto seriamente l'esercitazione. E devo dire che ci sono stati solo alcuni momenti, ma ne hanno detto anche i colleghi all'inizio, quando proprio sulla comunicazione, proprio perché avevano voglia di entrare nel merito della parte operativa, e quindi si sentivano per esempio non rispondere, cose di questo genere, un po' di confusione, ecco, l'hanno evidenziato. E poi invece dal punto di vista proprio della risposta, mi è piaciuto perché ognuno ha mantenuto il suo ruolo, però hanno tutti lavorato insieme sempre, dall'inizio fino adesso, che erano anche abbastanza stanchi, e poi quando arrivavano le notizie loro leggevano ad alta voce la notizia, poi si confrontavano, no? Allora magari a secondo del tipo di notizia c'era quello che ne sapeva di più e quindi che era più deputato a parlare, però poi c'era il confronto di tutti. Quindi tutti sapevano tutto, sì, su quello che stava, sì, succedendo. Sì, sì. Poi l'altra cosa che a me ha colpito forse quando c'è stata anche la notizia appunto della nubera radioattiva, immediatamente addirittura hanno fatto pure i calcoli della nubera radioattiva e quindi si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione, dell'emergenza, e questo, ecco, hanno dato subito una risposta.
forse ecco una cosa che invece ho notato che erano molto preparati anche a livello come muoversi, nel dare le risposte a livello proprio di comando, cioè facciamo questo, dobbiamo seguire una gerarchia e delle procedure. Questo sono stati molto attenti. Invece quando si è trattato per esempio della nube radioattiva, chi chiedere, loro non so, questo penso anche una conoscenza, magari non hanno preso in considerazione il CEVAD o altre strutture e quindi lì non arrivavano magari le risposte. Ecco, sulle conoscenze proprio della materia forse hanno rallentato un po', però si sono sempre domandati le cose e si sono attivati. Hanno usato Google, procedure, documenti in loro possesso? Sì, ho visto che usavano documenti in loro possesso e qualche cosa hanno qualche direttiva della Presidenza del Consiglio, hanno pure comunque sì, sono, hanno partecipato sapevo, anche sì, con... Sì, sì. Oppure quando si è trattato delle domande queste tecniche, ma soprattutto raffrontate all'emergenza, hanno inviato un'email ai vari... Alle persone, esatto. Sì. Poi a tutti voi, trainer, siete intervenuti durante l'attività per fare time out o per fare azioni di debriefing, per fare un pochettino di chiarimento nel gruppo, oppure avete... Con le mani spaccando del gruppo. Vai! Vai! Questa è la composizione del nostro team, per quanto riguarda il quarto che abbiamo preparato noi, consideriamo lo scenario iniziale, quindi la data del 12 ottobre e a Porto di Napoli, dove questa nave mercantile trasporta centinaia di container, di cui uno più contiene contengono materiali di dubbia provenienza, materiale sospetto, e vista anche la concomitanza del vertice internazionale a Posillipo, si ritiene necessario fare tutti i provvedimenti per allontanare questa nave con scorta ovviamente fino al porto di Gioia Tauro. Mentre si dà ordine di eseguire queste operazioni, avviene una prima esplosione a bordo della nave e a seguito di questa esplosione divampa un incendio. Diciamo che da subito non si ha notizia, nonostante una richiesta continua alla sala operativa della Capitaneria di Porto, della prima squadra di ispezione che è andata ad eseguire le operazioni di controllo della nave. Quindi non c'è nessuna indicazione in merito alla squadra che proprio hanno saputo essere i quattro componenti della Capitaneria di Porto. Praticamente dopo questa prima esplosione che è avvenuta alle 10.55 si sono susseguite altre due esplosioni successivamente per un totale di tre e sempre quindi con questo incendio che continuava a tramparsi eccetera. Dopo i primi controlli i vigili del fuoco già subito dopo la prima esplosione intervenuti sul posto rilevano la presenza di radioattività nell'aria molto alta, in particolare si trattava di radioattività di tipo gamma con addirittura 50 millisievert ora. Questa era la prima rivelazione dei vigili del fuoco. E quindi sono state attivate diciamo, tutte le istituzioni civili e militari che sono deputate nella pianificazione nazionale e discendente di contrasto all'attacco di CDRN. Sono state contattate tutte le istituzioni civili e militari deputate alla gestione e al management di queste emergenze. In particolare poi dopo l'arresto, dopo la notizia dell'arresto di due sospettati avvenuti a Napoli, è stato attivato anche il CASA. Intanto sono tutte le attività di monitoraggio e di controllo della nave e dell'incendio. Avanti. Noi nella nostra presentazione abbiamo anche direttamente il collegamento con... Non lo apre, però con il nostro amico di Marco. Ok, vai. Da subito si è cercato di capire, di richiedere dei dati importanti, quindi la velocità del vento, e qui c'è stata subito una comunicazione da parte, abbiamo saputo essere erronea, perché è errata, in quanto il primo dato che ci ha arrivato era di vento di circa 10 km all'ora. Quindi in base anche a questa prima comunicazione abbiamo avuto sul vento, noi abbiamo fatto lo studio lungo e abbiamo seguito anche una serie di attività che hanno dato conto di questa velocità estremamente ridotta del vento, che poi però abbiamo capito che sia stata un'errata comunicazione da parte del centro proprio a noi. Dopodiché, una volta identificato anche il materiale radioattivo, quindi in particolare il cobalto 60, il cesio
137 e una volta continuate tutte le attività di monitoraggio, di controllo, di gestione dell'emergenza come la nomina del funzionario del posto, la nomina del direttore tecnico dei soccorsi, eccetera, abbiamo dato al prefetto una serie di misure ritenute necessarie per gestire la minaccia nell'immediatezza e anche nel medio e lungo termine. In particolare è stata ritenuta anche dato il susseguirsi di notizie giornalistiche di stampa, effettuare un comunicato stampa e poi anche proprio una conferenza stampa dove si dava contezza di quello che effettivamente era accaduto, quindi delle tre esplosioni, della presenza di radioattività e una prima informazione più corretta e più semplice possibile per la popolazione che nel frattempo non sapeva come comportarsi. Quindi è stato detto in particolare ai cittadini che erano residenti nelle aree interessate, quindi le aree dell'Italia, tutta la zona gialla praticamente che va praticamente fino a Bagnoli, un'area molto vasta, interessa circa 150.000 abitanti, di non uscire da casa. Questo perché? Perché stando a casa sicuramente il rischio di assorbire una quantità di radiazione c'è, però uscendo da casa sicuramente questo rischio sarebbe aumentato in maniera esponenziale, eccetera. E abbiamo tenuto conto anche delle condizioni meteo, che c'era vento sì, però non c'era pioggia, quindi anche la sostanza radioattiva, avevamo del tempo prima che la sostanza radioattiva potesse depositarsi nel terreno, quindi attaccare il terreno. Questo proprio perché non c'era pioggia, quindi la sostanza radioattiva avrebbe continuato a permanere nell'aria più a lungo sicuramente, quindi abbiamo tenuto conto anche di queste cose. E quindi la popolazione doveva rimanere a casa. Abbiamo deciso nel frattempo di evacuare la zona rossa, che era quella del porto, che era quella praticamente del porto, e di evacuarla in particolare con dei mezzi pubblici messi a disposizione dalle forze di polizia e anche i mezzi 5 minuti alla fine. Sì, mezzi pubblici civili che erano stati precettati ovviamente da aree non contaminate e che sono stati riempiti con la popolazione che era nei pressi del porto e quindi e all'interno del porto tutta la zona rossa. Ovviamente nel porto è stata predisposta immediatamente un'area di decontaminazione e questo grazie ai rilievi che hanno fatto i vigili del fuoco, è stata individuata dall'area dove è effettuata la prima area di contaminazione. E quindi non è stato deciso invece per motivi sia politico che strategico tattico di non evacuare le persone che facevano parte al meeting internazionale a Posillipo, in quanto erano dal club e dai dati che avevamo minimamente interessate comunque dalla presenza delle attività in atmosfera e anche comunque proprio una decisione è stata presa anche a livello politico oltre che strategico tattico, anche perché comunque essendo la situazione dal punto di vista della radioattività gestibile non abbiamo voluto far allontanare le persone che stanno prendendo in quel momento delle decisioni, quindi tra virgolette dare una sorta di vittoria a chi avesse perpetrato questo attacco, no? Perché sia a seguito dell'esplosione che a seguito della cattura di queste persone c'è stato subito il sospetto che fosse stato perpetrato un attacco terroristico. In particolare altre misure che sono state proposte al prefetto a medio e lungo termine, sempre considerato anche il proprietario, il parco del Cesio, è quello di monitorare l'intera area interessata e quindi quella lì che va fino a Posillipo nel corso di diversi anni, quindi anche la catena alimentare, bisogna controllare anche la catena alimentare e le falde acquifere, anche perché il cobalto acceso possono essere ingeriti nell'aria eccetera, quindi monitoraggio e controllo della catena alimentare della popolazione, anche se è una popolazione molto vasta, questo anche attraverso altri ospedali che una volta gestita l'emergenza dovrebbero essere individuati su tutto il territorio nazionale e intanto ecco, di continuare a dire alle persone di farsi monitorare, sottoposti a controlli, e questo sia nel medio e lungo termine, dalle anche le proprietà intensive del comparto del CESO, in particolare il CESO è una vita di oltre 10-20 anni. Al momento ecco, se non ci sono io finito, insomma. Come criticità si può segnalare, noi abbiamo come criticità alcune comunicazioni tra noi e il personale sul posto, quindi facciamo riferimento, quindi funzionari di PS,
funzionari dei vigili del fuoco, quando in particolare doveva essere contattato il comandante dei vigili del fuoco, quindi questa difficoltà di comunicazione, una difficoltà un po' di ruoli tra volte col centro, c'era, si poteva imporre una sovrapposizione di ruoli con il C2. E, ecco, in particolare queste sono state le criticità principali da scontrare e sicuramente anche come criticità quella di assicurare che tutta la popolazione interessata abbia notizia di quello che noi decidiamo, essendoci problemi di comunicazione anche via cellulare eccetera, e che tutta la popolazione interessata poi rispetti effettivamente quello che viene è un problema, perché noi possiamo dire tanto di stare in casa, di vivere in casa, però se la popolazione diciamo continua a uscire, pensare ai propri cari, ai figli eccetera, e cercare di mettere in salvo secondo le proprie conoscenze e anche il proprio istinto, la nostra comunicazione diventa comunque inefficace, di questo ci siamo resi conto. Posso fare una domanda? Sì. Avete visto un'area di contaminazione all'interno del porto? L'area di contaminazione stava stabilita dal... Un'area, sì. Diciamo, l'area di contaminazione sta stabilita, come ho detto all'inizio, al... diciamo... Come avete trattato la tematica internazionale dei cittadini stranieri presenti? Sì, allora per quanto riguarda i cittadini stranieri eventualmente presenti nelle zone del porto, sulle navi eccetera, in particolare tedeschi, c'è stata una richiesta da parte della testata giornalistica tedesca in merito alla presenza o meno di cittadini tedeschi nelle zone interessate, nelle zone colpite dalla sostanza radioattiva. Quindi abbiamo richiesto un rappresentante del MAE, un funzionario del MAE, che è in contatto diretto con le ambasciate, si facesse, diciamo, varare una lista di eventuali stranieri in visita a Napoli o presenti su navi da crociera o comunque che transitavano nelle aree interessate. Sì, volevo chiudere il concetto della temporata che parlavo, il concetto dell'area di decontaminazione. Dunque, sono accettabili aree di decontaminazione in quelle condizioni sufficienti quelle tecniche di servizio del Corpo Nazionale. Perché questo? Che vento c'era? Il vento era da est nord-est, il vento dominante nella zona è da ovest nord-ovest nord-ovest, questi sono i venti dominanti, cioè eri a 48 ore di tempo ci sarebbe stata pioggia, era un vento di variazione di meteorologia. Se questo vuol dire che in qualunque momento nella giornata, mentre l'incendio è ancora in corso, mi ricordo che quell'incendio è durato molto lungo, l'ultima comunicazione era che l'incendio era spento, ma c'era ancora molto lungo che usciva, in qualunque momento quel vento voleva girare. Quindi quella che fino a 2 secondi prima era una zona assolutamente tranquilla sarebbe diventata, nell'arco di pochi minuti, sarebbe diventata una zona contaminata. Questo lo faccio come notazione tecnica, è molto specialistica per carità di Dio, ma mi ha colpito molto questo fatto dell'area di decontaminazione all'interno dell'area occupata. Sì, noi comunque avevamo previsto anche altre eventuali aree di decontaminazione. Sì, no, certo. Un'ultima domanda, vi siete divertiti durante l'esercitazione? Sì. Sì. Ah, sì, una domanda capziosa. No. Scopo dei container sono attaccare Napoli? No, quelli sono tranquillissimi container che sono destinati a varie zone, 4 erano destinati ad Antwerp, detta anche a Versa, e uno era destinato a Genova. Perché a Genova? Perché il bersaglio vero di quell'esplosione era a Miano. Quindi non entro nei particolari, ma quello era il bersaglio. Perché salta a Genova? Perché salta a Napoli? È molto semplice, il carico è stato individuato. Perché il carico individuato viene fatto saltare? È molto semplice, perché uno dei container era una bomba scoppia, quella che era destinata da Piano. Perché viene fatto saltare? Perché è necessario passare le prove. Perché produce tanto incendio e tanto fumo? Perché una bomba sporca deve produrre essenzialmente fumo e incendio, perché altrimenti non c'è contaminazione del territorio. Altrimenti utilizzo una dispersione semplice del radiologico che non ha alcuna, come posso dire, alcuna valenza psicologica e mediatica, perché non vedi niente, magari neanche te ne accorgi. Chiaro? Viene fatto saltare. Conseguenze, cesio cobalto abbiamo detto, 70 gradi, 1300 gradi, super giù, non è esattamente così perché il cesio è in sale.
comunque 70 gradi, 1300 gradi. Incendio a temperatura ordinaria, diciamo sotto i 1000 gradi comunque, incendio prodotto dalla bomba sporca con i materiali all'interno intorno ai 1300 gradi. Il risultato finale, il cobalto essenzialmente viene frantumato, una poca parte va in aria. Il cesio essenzialmente sublima tutto, quindi quasi tutto il cesio ve lo ritrovate nel fumo che salta verso il cielo e se ne va tutto bene. Qualche team ha tenuto conto soltanto dei dati della radioattività diretta che venivano con meccanica, non sono quelli i dati che devono essere fatti. I dati veri sono quelli che vengono dalle letture del Corpo Nazionale durante la fase di rilevamento sul territorio. Quindi la cartina che vi è arrivata è quella che va presa in considerazione sulla reale contaminazione del territorio, non i dati greci che vengono comunicati all'inizio. Gestione della popolazione, che è il cuore della problematica. Le fasi sono tre: evitare il panico, fargli fare quello che dite voi, provvedere a quanto necessario. Prima analisi, che non è stata fatta da nessuno. A che ora è successo l'evento? Erano le 10 del mattino, la gente non è a casa. Quindi il riparo al chiuso o evacuazione non hanno senso se non vengono, sono giuste, per carità di Dio, sono i due provvedimenti. Questo è assolutamente un ragionamento di linea concettuale, un ragionamento che mette in croce i fatti, non sto dando la croce addosso a nessuno. In linea di principio, quindi, l'orario è sostanziale, se capita alle 4 di notte è un discorso, se capita alle 10 del mattino è un altro. Alle 10 del mattino la gente non c'è e molta della gente che c'è non sta neanche nel posto dove deve stare. Quindi nei fatti non avete la possibilità, come comunità, di monitorare la popolazione. Questo lo dovete dare come fatto certo. Non sono in grado di farlo. Guardate che già arrivare a un non sono in grado è già un successo, perché prendi altre strade. Evacuazione della popolazione. Ok, va bene, ma come la faccio? La zona è contaminata, come c'entro dentro? Io non devo evacuare 10 persone da un palazzo, devo evacuare 50.000 persone, 20.000 persone, 10.000 persone. Ci vogliono dei tempi, devo prendere quelle persone e dare loro delle istruzioni. Nel frattempo vendo loro le istruzioni, le popolazioni dove stanno? Stanno le persone per strada? No, prendono dosi? A casa? No, non ci stanno. Quindi che devo fare? Qualcuno ci ha scritto, qualcuno ci ha pensato, devo individuare i punti caldi, quindi gli uffici, le scuole, le chiese, cioè i luoghi di aggregazione automatici della popolazione durante il giorno, le zone con alta intensità di negozi, eccetera, eccetera, deve intervenire su quelle fattispecie, come attraverso i media. Posso evacuare la popolazione? Sì. Posso evacuare gli uffici? No, non conviene, a meno che gli uffici che sono in zona contaminata, allora sì. Come provvedo? Devo aprire dei corridoi di decontaminazione. Devo aprire, scusate, dei corridoi puliti per quanto possibile. Da dove poter fare le penetrazioni anche per le forze dell'ordine, per le forze di intervento che non possono andare a pulire, pure loro che devono poi andare, i colleghi della polizia che devono portare la gente fuori, o i vigili che devono portare la gente fuori, non possono passare a beccarsi 20 tipi di sigla per 2, 3, 4, 5 ore mentre si fa l'evacuazione, ancorché fosse stata stabilita. Quindi studiare un metodo difficile ma non impossibile per fare una penetrazione in piazze, strade, studiare cioè dei vettori. Poi gestione del porto, le navi militari in automatico se ne vanno e procedono ad una propria autodecontaminazione perché ne hanno i mezzi. Le navi civili ricevono ordini dalle capitanerie di porto, perché ho sentito porto via con un rimorchiatore, per carità di Dio, ma come la disancora la nave? Cioè chi si avvicina a una nave che spara a 40 metri, 50 millisievert per togliere semplicemente i cavi d'ormeggio? E soprattutto, come faccio a dare un ordine che è contraleggerne? In linea di principio neanche loro in certi momenti potrebbero stare a operare, perché la legge dice che chi opera in condizioni eccezionali per quel che riguarda la reattività può assumere 100 millisievert d'anno. Là 100 millisievert in alcuni punti li becchi in mezz'ora. Deve essere un volontario. Più che volontario deve essere anche un santo beato santificato. Ricordo che questo problema ce l'abbiamo avuto in due posti, Chernobyl e Fukushima. A Chernobyl sono morti tutti quelli dei vigili del fuoco che sono intervenuti per fare l'intervento di salvataggio che ha salvato decine di migliaia di persone perché andavano evacuate. Tutti i vigili del fuoco che sono intervenuti nell'arco di 12 anni sono morti tutti, dal primo all'ultimo.
considerazioni di carattere generale su Chernobyl. Tutti i girofondi per tutti. Ah, certo. Un effetto determinante di Chernobyl, tanto che si può dare un tabù. Sono 31 vigili del fuoco, 32 nell'arco del 31 è loro, perché erano perfettamente coscienti di quello che stanno facendo. Qualsiasi altra proiezione fatta su un dato, cioè la gente che ha lavorato in grande sono 800 liquidatori, 800 persone che poi hanno lavorato nell'arco del fuoco. Sì, ma in maniera controllata. No, sono morti, 800 reali. E sono morti ancora anche di più, se per questo, perché certo, ci dimentichiamo la popolazione. Però nella cosa statistica. Bene, questo è qua. Gestione della popolazione, la parte che... mi sarebbe piaciuto sentire qualcosa di più, diciamo che è comune a tutti quanti, è come utilizzo i media per dare le informazioni alla popolazione. Ho sentito reagire a false informazioni date dai media, alcune anche abbastanza pesanti, bene, però non ho visto una reazione proattiva, non una reazione proattiva, una proattività nella comunicazione alla popolazione. Come fare a far fare alla popolazione quello che vive lui? Salvatore, Luigi. L'esercitazione di valutare, diciamo, i contenuti appresi nel master, tutte queste belle cose che impariamo, soprattutto in una visione pragmatica reale. Okay, quindi sicuramente l'intervento tecnico, sappiamo quali sono le procedure, però poi alla fine il profilo di uscita da questo master è una persona che magari viene chiamata a prendere delle decisioni. Non dico che debba scaricarsi di alcune responsabilità, però deve sapere come funziona il meccanismo, questa è una prova, ma per limitare al massimo le possibilità di errore, soprattutto quando ci sono in gioco carriere, posizioni, scelte sulla popolazione, okay, che possono determinare anche dire, conseguenze di natura diversa a quelle che sono abituali. Okay? Quello che dovevamo far capire con questo tipo di esercitazione, che è proprio per posto di comando, è guardate, diciamo ci sono dei livelli di responsabilità nella gestione di un evento NPC, il quale fortunatamente è molto poco probabile, ma se succede magari ci troviamo in questo genere di condizioni che mettono alla prova lo stress, la tenuta psicologica, le conoscenze acquisite che magari non abbiamo continuato a mantenere. Tutta questa pappardella per dirvi, va bene, osservazioni di Giovanni condivisibili, vi ha detto qual era lo scenario reale e magari vi ha aperto anche una luce su alcune considerazioni che rispetto all'atto terroristico non erano state effettuate. Cioè nessuno si è chiesto, perché non era determinante in questa fase, cosa ci sta a fare la bomba sporca a Napoli? L'obiettivo reale del canovaccio di esercitazione non era Napoli. Va bene, ha subito un controllo la nave, non so quanto ci avevano pensato, qualcuno ha deciso di farla saltare per eliminare delle prove, ovviamente creando il massimo disagio possibile a Napoli, ma gli obiettivi erano altri. Questo magari il comitato di analisi strategica antiterrorismo, diciamo, si occuperebbe anche di questa cosa. Questi dati sui quali in casa puoi mettere l'assistenza è o non è un attentato. Nel tecnico devo evidenziare due cose che magari balzano all'occhio, diciamo, su considerazioni non effettuate per carità, però potevano essere oggetto di valutazione. Ho sentito molti di voi dire, lo dico in breve, due minuti, le decisioni rispetto al vertice politico che si stava tenendo a Napoli, sul fatto che vanno da qua, non vanno da qua, eccetera, eccetera, magari questa qua non era nemmeno una decisione che sarebbe stata presa a livello di servizio. Sarebbe arrivato il ministro, il presidente del Consiglio, chi per esso, potete pensare quello che vi pare, ma se è confermato l'attacco terroristico dopo due minuti se ne va a vedere. L'aspetto di carattere operativo invece nessuno ha considerato, non ho mai sentito parlare di nessuno di voi di preoccupazioni rispetto allo spazio aereo di Napoli. Ok, chiusura, non chiusura dello spazio aereo, c'è qualcosa che ha a che fare con problematiche di natura aeronautica? A futura memoria. Okay, sta succedendo, no, più che altro un evento di natura radiologica, diciamo, che come avete visto prende, diciamo, come contaminazione di nube una larga parte della cittadina e che comunque, diciamo,